Bene ragazzi, questo video si intitola La comprensione del numero di Nepero. E uno dice, beh, ma allora perché il prof ha scritto un euro e un anno 100%? È perché il numero di Nepero si capisce bene, soprattutto la sua definizione, se facciamo un esempio bancario. Allora, noi immaginiamo ragazzi di avere un euro e la banca ci promette, dopo un anno, di avere un guadagno del 100%, quindi un interesse del 100%. Quindi ovviamente, visto che dopo un anno guadagniamo il 100%, vuol dire che alla fine abbiamo il nostro euro che ci viene dato indietro più un euro di guadagno. Quindi se noi facciamo passare un anno, noi alla fine avremo come montante, che è il capitale iniziale più i soldi guadagnati, 2 euro. Ma adesso la banca ci dice, senti, tu potresti, invece di che aspettare un anno, fare così. Dividiamo il tempo in due e ti do guadagni il 50% i primi 6 mesi e poi un 50% nel secondo semestre. Ci stai? E uno dice, se me lo chiede la banca magari mi vuole fregare. E allora uno va a chiedersi effettivamente quanto va a guadagnare in questo caso. Cioè non vai a guadagnare il 100%, ma il 50% il primo semestre e poi il 50% il secondo semestre. Andiamo a frazionare il 100%. E uno dice, beh, se uno non ha capito l'interesse composto, dice, vabbè, uguale, se mi dai il 100% dopo un anno o il 50%, o mi dai due volte il 50% è tanto uguale. No, perché se tu frazioni il 50% del secondo semestre guadagni un pochino di più perché 2 semestri al 50%, ovviamente con interesse composto. Cioè tu hai un euro, poi dopo 6 mesi tu hai guadagnato il 50%, quindi in tutto hai guadagnato 50 centesimi, hai 1,5 euro. Ecco, poi tu per 6 mesi guadagni il 50% di questo. Ok, non il 50% di un euro, perché nel secondo semestre 1,5 è il capitale iniziale. E quindi vai a guadagnare il 50% di 1,5, cioè la metà di 1,5 che è 0,75. Quindi tu guadagni 75 centesimi, in più ti ridanno indietro quello che avevi, e quindi tu alla fine hai 2,25 euro. Ne hai di più. Quindi significa che è meglio sezionare l'interesse e il tempo. Cioè, se io invece facessi non 2 semestri, ma dividessi il tempo in 3 parti, quindi con 3 quadrimestri, perché comunque 3 per 4 fa 12, che cosa? Li divido il 100% in 3 parti, quindi al 33,3%. Quanto avrei? E via. Poi voglio dividere, ad esempio, in ogni mese, quindi divido per 12, poi divido per 20, divido per... E quindi vado a creare, ok? E poi alla fine voglio dividere per... Divido per 100 parti, ovviamente sia l'anno, dividiamo per 365, così significa che ogni giorno vado a rivalutare, faccio l'interesse composto ogni giorno, come se dovessi andare in banca ogni giorno a riprendermi, a consegnare, a riprendermi. Quindi diciamo l'interesse qui sarebbe il 100% diviso 365, qui era il 100% diviso 3. E qui era il 100% diviso 2. Spero che state capendo cosa voglio fare. Ok? Sto sezionando il mio guadagno del 100% in più parti e ogni giorno vado a ricapitalizzare. Poi, ovviamente, l'idea è di dividerlo all'infinito per vedere fino a quando, quindi poi lo divido per 10.000, poi lo vado a dividere per 1 miliardo e voglio andare a vedere quanto al massimo posso guadagnare, perché vedete che è una funzione che sta crescendo.
E uno dice, ma come faccio a fare questo calcolo? Beh, mi appoggio ad una cosa che noi abbiamo visto l'altra volta, che ti serve un sacco, cioè che il montante, cioè i soldi che tu hai alla fine, sono uguali al capitale che tu metti all'inizio per 1 più l'interesse elevato, noi adesso l'altra volta abbiamo visto un anno, okay, elevato al numero di anni, però questa volta sarebbe al numero di volte che tu vai a ricapitalizzare, ok? Quindi, ad esempio, se fai, non lo so, adesso lo guardiamo. Allora, diciamo che nel nostro esempio il capitale è 1 euro, sempre, perché tu all'inizio metti sempre 1 euro. E se voi guardate, se voi volete dividere l'anno in 2 volte, cioè andate a ricapitalizzare 2 volte, semplicemente dovreste fare 1 per 1 più. Allora, l'interesse, ragazzi, quanto fa? L'interesse sarebbe per n uguale a 2, quindi fai 2 semestri, il 50%, non dividi per 2, quindi sarebbe il 100% diviso 2 e tu ricapitalizzi 2 volte. 100% ovviamente vuol dire 1, quindi questo è quello che tu guadagni se dividi l'anno in 2. E infatti se voi fate questo conto, risulta esattamente, questo numero qui fa esattamente, visto che 1 più mezzo fa 1,5 e 1,5 alla seconda fa 2,25 euro, che è proprio, come potete vedere, alla fine il montante che ho se io faccio la cosa semestrale, ok? Quindi vado in banca 2 volte. La domanda è, ma se io vado in banca più volte, cosa succede? Cioè, se vado in banca invece 3 volte, 365 volte, 10.000 volte, ecco, cosa succede? Cioè, come diventa la mia funzione? Allora, vedete che alla fine, anche se io ci vado, diciamo, n volte, così abbiamo la nostra funzione globale, ho 1 euro, per che cosa? Allora, avrei 1 più, il mio interesse è stato diviso n volte, quindi sarebbe 1 fratto n alla n. Ok, ecco, se n fa ad esempio 10, cioè io vado in banca a ricapitalizzare 10 volte, cosa otterrò? Devo fare 1 più 1 diviso 10, 0,1 alla 10 e ottengo un numero che fa 2,5937 euro, quindi sembra, vedete, che io guadagno sempre di più se divido il tempo. Allora l'idea è, ma se io invece ci vado, quindi questo con n uguale a 10, ma se io allora ci vado ogni giorno, cioè n365, vado in banca ogni giorno a ricapitalizzare, cosa devo fare? Devo fare 1 più 1 fratto 365, che sarà un numero molto simile a 1, perché è 1 più una briciolina, però elevato alla 365. E risulta, quindi con n uguale a 365, mi risultano 2,714567 euro. Allora, vedete che sembra che noi stiamo collassando verso un certo valore. Se ad esempio noi al posto di 365 ci mettiamo 10.000, quindi vuol dire che io in banca ci vado quasi boh, ogni minuto, infatti questo poi è un limite, il risultato viene, quindi con n uguale a 10.000, cioè ricapitalizzando 10.000 volte, i soldi che ho alla fine avrò 2,718 1459. Vedete, adesso vi faccio vedere con GeoGebra, che appunto guardando questa funzione dove n è il numero di volte, guardate cosa andiamo ad ottenere. N è il numero di volte, quindi sono i pallini verdi, quindi dopo 8 volte io sono qui, ok, dopo 10 volte sono qui e via, quindi N è il mio numero di volte. Vedete che dopo tante volte praticamente ciò che il montante rimane fisso, cioè vedete che diventa una sorta di asintoto orizzontale, ok, la funzione corre lungo l'asintoto e vedete che diventa stabile, ma a quale altezza? Che poi sono i soldi che io riesco. Vedete che sta sempre sotto il 3
e fa un numero, ad esempio andiamo a vedere, non lo so, un punto molto lontano, quale potrebbe essere la sua altezza. Boh, ad esempio, dopo 26 volte che vado in banca, potrei avere il mio punto B, ok, il mio punto B, che infatti vedete più o meno è ad un'altezza 2,66, cioè mi sto avvicinando verso un numero, tra l'altro abbiamo visto che mi sto avvicinando, vedete, a questo numero qui, che è un numero abbastanza particolare. Infatti, si vede che quando n tende ad infinito, cioè se io vado infinite volte in banca, questo risultato qua tende ad un valore che si chiama E, che è il numero di Nepero. Quindi, quando n tende ad infinito, e quindi poi dentro c'è il concetto di limite, quindi ricapitalizzo infinite volte, io se voglio investire un euro, alla fine quanti soldi avrò in tutto? E il numero di Nepero. Quanto vale il numero di Nepero? Allora abbiamo visto che è molto simile, ad esempio dopo 10.000 volte sono qui, non si discosterà molto. E infatti adesso se noi con la calcolatrice andiamo a scrivere E, che è presente sulle calcolatrici, il valore che a me dà di E con tante cifre, ma ovviamente è un'approssimazione, è 2,718, e quindi c'eravamo, 2,8, 1,8, 2,8, ma non è periodico, è un numero trascendente, cioè infinite cifre, non si può scrivere come numero razionale, e quindi poi noi molte volte diciamo useremo come per pi greco, anche lui è come e è trascendente, non è reale ma non è razionale, come per pi greco poi alla fine useremo 3,14, anche se poi c'è un 15, ok? Per E useremo 2,718, anche se dopo c'è appunto 2,818 e via. Quindi abbiamo due numeri trascendenti importanti, che è pi greco e adesso il numero di Nepero, che io ve l'ho introdotto in un modo bancario, quindi come l'ho introdotto il numero di Nepero, ho un euro che devo investire, dopo un anno voglio guadagnarci il 100%, ma se divido la ricapitalizzazione per infinite volte, parto da un euro e dopo un anno avrò un numero di Nepero euro e quindi circa 2,7 euro. Una cosa importante, ragazzi, legato ai video precedenti, quindi lui fa parte della famiglia, poi della famiglia dei numeri maggiori di 1. Questo ve lo dico perché poi ovviamente noi andremo a creare delle funzioni fatte così, ve lo dico subito, e lui fa parte delle funzioni crescenti, perché comunque E è un numero, visto che fa 2,718, maggiore di 1. Questo